Amici sportivi, buonasera e benvenuti a questo appuntamento per quanto riguarda il campionato di serie di Girone G. Come al solito ogni martedì sera dopo le 22.15 siamo qui per raccontarvi naturalmente quello che è successo la domenica. Questa sera lo facciamo con un grandissimo ospite, un personaggio veramente che ha giocato in Serie A, ha giocato in serie B tantissime partite sulle spalle e poi ha concluso la sua carriera a Sora. Già avete capito di chi sto parlando, Corrado Urbano. Conrado, buonasera, buonasera e benvenuto. Buono. Alla nostra trasmissione Corrado Urbano. Da due anni allena una squadra molisana, si chiama appunto Olimpia Agnonese, una squadra abbastanza importante visto che occupa in questo periodo la seconda posizione. C'è stata una piccola debacle il domenica Corrado, però nulla è perduto perché si è dato un punto praticamente dalla prima in classifica. Poi domenica si giocherà contro una grande decaduta del calcio che è l'Ancona. Sì, ma noi fino adesso abbiamo fatto, diciamo che è iniziato da pochissimo il campionato, abbiamo fatto un'ottima partenza, domenica abbiamo perso con una squadra che è sempre stata la bestia nera, anche l'anno scorso ci ha messo sempre in difficoltà e domenica verrà l'Ancona che è addetta un po' di tutti gli addetti ai lavori e è la candidata numero uno per fare il salto in C. Sicuramente un bel campionato, un campionato tranquillo, corrato come al solito. Tu dici per la salvezza, però voglio dire con gli elementi che ha in questa squadra penso che eh, si pensa più della salvezza, no? Ma noi abbiamo cambiato tanto. L'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff, siamo arrivati ai sessi, abbiamo perso qualche giocatore importante, soprattutto in avanti, eh, tra cui Sivilla che domenica troverò conto che l'anno scorso ha fatto 22 gol. Un altro ragazzo del 94 che è esordito in Serie B col Bari, che l'anno scorso aveva fatto 11 gol. Abbiamo rinnovato tanto, abbiamo cambiato un po' circa 6 undicesimi della squadra, però credo che noi ci confronteremo con delle squadre, con delle grandissime società, come hai detto tu, tipo Ancona, Maceratese, certo. Civitanovese, è eh, un bel campionato, un bel girone. E possiamo dire la nostra perché poi ci possiamo togliere sempre qualche soddisfazione. Abbiamo parlato all'inizio di Corrado Urbano da giocatore, ma dobbiamo anche parlare come allenatore: ha iniziato con il Cassino, poi Potenza, poi Ossiamare, Venafro, Gaeta, ancora Venafro e poi l'Olimpia. Eh, um... L'Olimpia agnonese, 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 non mi veniva un il po', termine, è un po' difficile, <ride> un po difficile Allora, a proposito di allenatori, è saltata la prima panchina nel campionato Girone-G, poi andremo a vedere anche i risultati. Questa è una notizia praticamente che è arrivata qualche istante fa nella nostra redazione. È stato esonerato il tecnico della Giada Maccarese perché ha perso, come sapete, domenica 3-0 contro il Fondi. E Fabrizio Faris, eh, Paris, infatti, è stato esonerato al suo posto. Al 99% domani mattina dovrebbe firmare il nostro amico Fabrizio Perrotti, un eh, Cosaro, ovviamente ha giocato con il Frosinone, ma con, con tantissime altre squadre. Si accomoderà appunto sulla panchina del, della Giada Maccarese. Corrado, un cambio già alla quarta giornata, veramente incredibile. Ma si bruciano le tappe. Nel nostro girone già sono saltate tre panchine: è saltato il Termo, è saltata l'Isernia. Saltata la maceratese, quindi che nel girone laziale sia la prima panchina che salti è quasi una notizia al contrario. Purtroppo eh, spesso noi allenatori siamo messi sulla gradivola perché le società vogliono tutto subito, però bisogna dare tempo a chi lavora quantomeno che possa mettere in pratica quello che è il loro modo di fare calcio. Però in questo caso sono contento se dovesse essere così, e dovesse andare Fabrizio, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo perché se lo merita. Bene, allora andiamo a vedere cosa è successo nel girone G domenica scorsa con tutti i risultati, naturalmente andremo a vedere anche la relativa classifica, partiamo con Anzio Lavigno, Palestrina 2-0, Budunia Stria 2-1. Isola Liri Arzachena 4 a 1, Latte Dolce Selargius 2 a 0, Lupa Roma Sora 2 a 0. Eh, Maccarese già da fondo, come abbiamo detto prima, 0 a 3, Nuova Santa Maria delle Mole San Cesario 6 a 2, questa è una partita a tennis, Olbia Porto Torres giocata sabato 3 a 1, Terracina Cinzia eh, 2 a 2, ha giocato anche il Sora sabato, naturalmente, come vedete dalla grafica, ha perso 2 a 0. Uno sguardo anche alla classifica di questo raggruppamento di Serie D, al comando c'è il San Cesario con 10 punti, segue il Fondi e l'Olbia 9 punti, Budoni 8 con 7 punti Troviamo Terracina e Palestrina, Lupa Frascati ed Astrea 6, Latte Dolce ed Isola Liri 5, Anzio Lavigno e Sora e Nuova Santa Maria delle Mole insieme ad Arzacchena 4, Porto Torres e Maccarese 3 punti, chiude il Selargius con 2 punti e un punto per il Cinzia, il Cinzia eh, in verità avrebbe 2 punti perché ha un punto di valizzazione. Stessa cosa per il Sora: 5 punti conquistati sul campo, però in classifica ne ha 4. Eh, che idea ti sei fatto di questo campionato, di questo girone che praticamente è un po' la sorella del girone F? No, Ma è un girone che al momento sembra abbastanza equilibrato, anche se ehm, diciamo il San Cesario si sta riconfermando per quella che è stata pure la stagione scorsa che certo. stava, stava nel girone nostro e l'anno scorso, veramente, all'ultima giornata, alle ultime due giornate mi sembra che abbia perso la possibilità di salire di categoria. È una squadra che ormai. Viene già da, dalla vittoria del campionato d'Eccellenza, ha fatto benissimo l'anno scorso e si sta riconfermando quest'anno perché ha un impianto di squadra già collaudato. È un girone credo molto, molto difficile, molto equilibrato. La Lupa Roma sembrerebbe per, per, per l'organico che ha sembrerebbe la squadra più accreditata anche se ha avuto una partenza un pochettino a rilento, anche se sabato ha vinto con, con il Sora. Si è ulteriormente ehm, rinforzata il Terracina con l'arrivo di, di, sì, di, di Dino sì. Fava. Facciamo e, tanti auguri a Dino, eh, perché eh, con i suoi 36 anni, suonati, voglio dire rimettersi in gioco nuovamente. con Rado non, non è facile, voglio dire, un giocatore che ha giocato in Udinese, in Serie A, nel Treviso, insomma, eh, si è rimesso nuovamente in, in, gioco. in gioco è importante, no? Sì, sì, è importante, io credo che il Terracina abbia fatto un grandissimo acquisto perché credo negli ultimi 16 metri sia proprio un animale d'aria da rigore e, e il Terracina credo che, che sia anche una squadra che adotterà fino alla fine perché eh, ha preso già un allenatore navigato che ha vinto lo scorso anno che conosce molto bene la categoria, si è portato dietro qualche giocatore con sì. la mentalità vincente e credo che il Terracina insieme al San Cesario e alla Lupa Roma eh, saranno le squadre, forse l'Olbia delle squadre, delle squadre sarde. Quelle mi sembra un po' più accreditate saranno quelle squadre che se la lotteranno fino alla fine. Anche il Budoni, Corrado, è la terza forza di questo campionato: non ha perso mai come il San Cesario. Una squadra abbastanza ostica, anche se, ecco, voglio dire, ancora si devono giocare tantissime partite. Però no, sì, è difficile adesso. Il Budoni, onestamente, non lo conosco bene. Per quello, forse non l'ho messo tra queste squadre, però. Queste squadre che ho detto conosco sia gli allenatori che, che l'organico che hanno a disposizione. E se tu dici che Bodoni possa adottare fino alla fine onestamente questo non te lo so dire, però eh, le squadre sarde sono sempre squadre difficili da, da affrontare. Eh, eh, io l'ho fatto questo girone, l'ho fatto sia con, con l'Ostia Mare, l'ho fatto con la Casertana e quando vai in Sardegna è sempre difficile portare via punti. Sicuramente, e lo ha dimostrato l'Arzachena domenica di Solaliri, battendo l'Isola Liri per 4 a 1, pensate già al sedicesimo del primo tempo era sul 2 a 0, quasi di nel primo tempo non è proprio pervenuta sul campo purtroppo. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato domenica. Secondo appuntamento della stagione tra le mura del Nazareth, avversaria di giornata l'Arzachena di Luigi Alvardi. Il calendario mette una sarda sul cammino dei biancorossi. Un'altra dopo il Selargius, costretto al pari appena una settimana fa in Sardegna. Grassi chiede ai suoi di allungare la striscia positiva. l'Arzachena vuole archiviare il 4 1 subito tra le mura di casa contro il Terracena. Si comincia al settimo con Asa che trova subito la rete del vantaggio. Persichetti a rifinire, palla sui piedi dell'attaccante sardo che si infila tra i due centrali e Deposita alle spalle di Caldaroni. 14esimo a doppio lancio a scavalcare la tre quarti. Spano aggancia, porta palla e mette a sedere Caldaroni. 2-0 e partita in salita per l'isola Liri che prova ad accorciare prima dell'intervallo. 41esimo punizione di Ciro Pozziello. Respinge la barriera, forse con un braccio. Tra le proteste, Raffaele Pozziello raccoglie e lascia partire la conclusione. Si deve accontentare però della parte alta della traversa. 15 minuti di riposo, Grossi cerca di svegliare i suoi al primo minuto però Spano taglia le gambe dei ragazzi di casa, grandi responsabilità stavolta però per Caldaroni che non vede il diagonale basso di Spano, palla nell'angolino alla sinistra del portiere, neanche il tempo di realizzare che i Blancos di Albardi firmano il poker, è tripletta personale di Spano, discesa col turbo di Asa che mette in mezzo un assist al bacio per il ragazzino terribile classe 94 che deve solo ribadire in rete, grandi esultanze, e un accenno di reazione che passa dalla testa di Giglio, bravo a trovare la sfera sul traversone di Berardi, appena un paio di minuti dopo, ancora qualche occasione per l'Arzachena e ancora Spano al diciassettesimo dalla distanza che costringe Caldaroni a scaldare i muscoli. Finale senza schemi, grossi butta dentro anche Graziani e Caligiuri, cresce il potenziale d'attacco. Latitano però le occasioni. Il tecnico isolano in settimana dovrà rivedere qualcosa in fase di non possesso. Si arresta la striscia positiva e la classifica resta ferma a 5 lunghezze. Arriveranno giorni. I giorni migliori, grossi lo sa e ragazzi pure. Tifosi prendono atto e sperano di dimenticare quanto prima. Magari già domenica prossima contro l'Astrea. Corrado, forse è mancato un po' l'approccio alla partita: no? una squadra che viene da un risultato così negativo, magari affrontata con un discorso un po' particolare, magari così. Una squadra che ha perso 4-1 la domenica prima. Ma sicuramente mi sembra che nel primo quarto d'ora già c'era sì. il doppio vantaggio da parte dell'Arzaghe eh, ci sono stati anche degli errori sul piano proprio di tattico a livello di difesa perché hanno preso due tagli con difesa schierata, due tagli alle spalle i difensori, però credo che sia proprio un aspetto mentale, posso immaginare non, 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 sapendo, non conoscendo bene le cose, e sicuramente la squadra avversaria ha avuto un approccio migliore. E poi dalla immagine che ho visto è quello che ti dicevo prima, perché queste squadre sarde sono molto aggressive e soprattutto hanno giocatori molto rapidi per caratteristiche proprio fisiche. Certo. Ho visto il ragazzino che ha fatto tre gol, molto rapido, puntava l'uomo. Sì. Quindi sono sempre giocatori temibili. In questa categoria soprattutto fanno un po' la differenza i giovani no? perché c'è questo mix tra giovani e cosiddetti anziani tra virgolette no? allora se tu hai il giovane molto bravo esperto che sa giocare in una certa maniera riesci anche a vincere la partita però se hai il giovane magari un po' meno esperto un giovane che ha paura magari ecco, succedono queste cose. Ma in Serie D credo che siano fondamentali gli sì. under perché poi dopo ne devi mettere quattro all'inizio della gara ma poi ne devi avere nella rosa minimo dieci perché poi ricambi, i vari infortuni. E chi ha la fortuna di poter pescare in squadre professionistiche oppure in settori giovanili di un certo livello poi a lungo andare viene sempre premiato. perché... Gli under fanno la differenza. Io non per giustificare naturalmente la prestazione della squadra di Alessandro Grossi Corrado, però può capitare una domenica, no, no può capitare che una domenica non si possa giocare come si vuole, magari l'approccio alla partita è differente, si è preparata la partita durante la settimana in una certa maniera, poi quando scendi in campo vedi che è un'altra cosa, no? Ma sì, eh, noi allenatori pre prepariamo le partite in base a quelle che possono essere il nostro modo di pensare, a quello che es possono essere le di pensare di fare calcio, quelle che possono essere le caratteristiche della squadra avversaria, però il, il calcio non è una scienza esatta, certo. e ci sono diversi fattori che possono determinare un risultato, io credo che l'Arzagena abbia avuto un impatto sulla gara migliore, e ha avuto la fortuna forse nelle, uniche, nelle prime due occasioni che ha avuto di metterle tutte e due dentro, è chiaro che poi l'isola lì si è trovata a fare una partita che non si aspettava e probabilmente... È andata in difficoltà anche perché Grossi già stava preparando i campi, già al decimo, dodicesimo del primo tempo. Dei campi particolari per, per arginare questo discorso dell'Arzaghena, però non ha fatto in tempo praticamente e ha dovuto subire il, il, secondo, il secondo gol. però secondo me, come dicevo prima, Corrado, ci sono delle giornate no, delle domeniche no, e soprattutto come ha detto Alessandro Grossi in questa in intervista che andiamo ad ascoltare adesso, qualche giocatore ancora era negli spogliatoi. Ascoltiamolo. Eh. Mister, un approccio sbagliato alla partita forse? Sì, sicuramente un approccio sbagliato. Chiediamo scusa ai tifosi perché sinceramente vedere un approccio così in una squadra a questi livelli dispiace, dispiace per loro perché soprattutto stavamo facendo bene e purtroppo abbiamo fatto non un passo indietro, penso tre passi indietro su quello che è stato l'andamento in questo periodo. Dispiace purtroppo il calcio è questo qua, abbiamo sbagliato, abbiamo pagato, chiaramente è una sconfitta pesante che chiaramente ci fa male, però sicuramente è da rivedere perché qualcosa non ha funzionato sotto l'aspetto proprio della mentalità, del carattere perché tu uno può perdere, però dopo dieci minuti già stava a fare un cambio significa che qualcuno stava ancora nei spogliatoi e sinceramente a questi livelli se sbagli così non ti perdono. No? E ci dispiace per questo mi dispiace pure perché volevo vincere anche per dedicare a una persona nel mio paese che sta in difficoltà che, diciamo che sta molto male e purtroppo mi dispiace perché sinceramente è una persona che meritava eh, di dedicare una vittoria perché è una, una persona abbastanza umile e seria al paese dove era conosciuta a tutti e questo mi dispiace tanto Mister, bisogna lavorare allora non soltanto sul lato tecnico ma anche sotto il lato mentale, no? perché sì. voglio dire, se tu dici che questi under non vanno fino a un certo punto bisogna magari lavorare sul discorso mentale. Sì, sì è così, stiamo cercando di lavorare sotto aspetti caratteriali, però vedo che stanno in difficoltà. un po' amareggiato Alessandro alla fine della partita perdere 4-1 come, come lui un combattente, una persona che non vuole mai perdere però purtroppo ci sta anche questo Corrado, no? Ho no, visto amareggiato, penso perché per noi è, è proprio difficile accettare la sconfitta non per quando viene per merito dell'avversario, ma soprattutto quando tu sai che la tua squadra può fare molto di più e, o per un motivo o per un altro non riesce ad esprimersi come, certo. come, come, come sa e allora l'amarezza è doppia in quel momento lì. Nello spogliatoio appunto del Nazareth c'era anche il direttore generale Luca Fardelli, che ha voluto anche lui parlare e ha voluto chiedere scusa pubblicamente per la brutta figura che c'è stata domenica a tutti quanti i tifosi. Ascoltiamolo. sconfitta eh, che brucia, siamo, non siamo stati mai in partita, gli eh, avversari hanno meritato pienamente il risultato acquisito, eh, l'ho detto in tempi non sospetti, gli under fanno la differenza in positivo e in negativo, e per cui oggi loro, i tre under loro in campo ne avevano quattro come noi, i tre under loro in campo hanno fatto la differenza in positivo, il 7, l'11, il centrocampo. Io mi sento solo di dire che ci dispiace, ci dispiace per la città, per i tifosi, per tutto quanto, però i ragazzi oggi purtroppo, noi, noi ragazzi, noi siamo scesi in campo, eh, purtroppo l'abbiamo preparato in un modo e invece il misto l'ha preparato in un modo e invece è, è stata una giornata no, è stata una giornata no. Mi dispiace eh, a nome di tutti quanti, però mi dispiace per tanti motivi, anche perché la volevo dedicare a due persone. Eh, eh, mio zio che diciamo sta, sta un poco bene la voglio dedicare a lui e a, a suo figlio Oscar e Angela anche, anche Luca voglio dire la sentiva tantissimo questa partita purtroppo non è stata una partita molto bella per visualire come ha detto anche Alessandro Grossi una partita dove si può perdere si può vincere sicuramente, però l'Arzachena a mio avviso ha meritato al 100% di vincerla questa partita tranquillamente e lo ha dimostrato anche nel risultato. Corrado. Ma il risultato è chiaro, parla chiaro: Insomma, 4 1 dice che sicuramente c'è stata una supremazia da parte dell'avversario, però voglio anche dire che, ehm, che non bisogna colpevolizzare molto gli under, perché questi ragazzi vanno anche sostenuti, bisogna dare il tempo di crescere. E... Bisogna mettere in conto anche che, faccio, che facciano delle certo, partite come quelle di domenica scorsa perché, perché è, è, ribadisco dipende sempre dalla provenienza, dall'esperienza, dalla personalità che hanno. Se probabilmente hanno giocato al di sotto delle aspettative ci può stare credo che sia una cosa normale. Probabilmente domenica ribalteranno la prestazione di domenica scorsa, perché purtroppo i ragazzini, i ragazzi che hanno 17-18 anni, sono nella fase di crescita, nella fase di forma, che si stanno formando e quindi non hanno quell'equilibrio necessario che ci vuole per, fare, per, per avere una serie di prestazioni sempre allo stesso livello. Andiamo adesso a Sora. Netto cambiamento per quanto riguarda la dirigenza, per quanto riguarda l'allenatore, ma soprattutto per quanto riguarda la Rosa Corrado. Tutto nuovo. Eh, sabato nell'anticipo c'è stato questo secco 2-0 da parte della Lupa Roma a Fiumicino. Una sconfitta che ci sta tutta e soprattutto eh, quel palo che ha colpito Rocco Giannone sullo 0-0. Insomma, la partita poteva cambiare. Però, comunque, un 2-0 che dice tanto, no? Beh Dice tanto, però bisogna anche dire, come abbiamo detto prima, la Lupa è una grossa squadra, squadra è certo. Un organico di, lo era già l'anno scorso, si è rinforzata quest'anno con Tirol, con Neri. E, secondo me a livello di organico è tra le prime tre di questo girone, quindi ci può stare una sconfitta per il Sora che credo che, come hai detto tu, abbia bisogno anche un po' più di tempo perché è cambiato un po' tutto, è cambiata quasi tutta la squadra, è cambiato l'allenatore, è cambiato lo staff dirigenziale, quindi poi Sora hanno l'esperienza necessaria, sanno che, che il calcio, soprattutto in questa categoria, non è facile farlo, quindi sanno, sanno, sono ripartiti in un certo modo e devono anche pagare un po' di dati. Ecco, tu sai, ne sai qualcosa, praticamente hai giocato le ultime due 16 partite con il Sora e sai che tipo di pubblico ha il Sora, no? Sì, so che è un pubblico molto esigente, giustamente ha fatto, ha fatto anche le categorie importanti, però ribadisco uno non deve pensare a come erano le cose, deve guardare la realtà. Adesso è quello che c'è. La realtà è questa, che secondo me non è, è un'ottima un realtà perché l'anno scorso c'è stato qualche problema societario, quest'anno ribadisco è diventata una nuova dirigenza, ha portato un allenatore navigato che ha fatto benissimo lo scorso anno. Uh, a Viterbo ma ha fatto bene anche in altre, in altre piazze eh, ha, qualche giocatore, ha più di qualche giocatore importante come hai detto tu Giannone, Bucciarelli lo stesso Sciba che l'anno scorso stava con me nel girone nostro con la San Benedettese che, che è un giocatore che forse non ha delle grandissime qualità tecniche ma ha una grande forza fisica sono, giocatori, è un che uomo alla, di aria, sono giocatori che a distanza escono fuori sicuramente un'altra squadra che sicuramente uscirà fuori è questa squadra che è retrocessa l'anno scorso, però quest'anno sta facendo abbastanza bene. Questo fondi Corrado, no? un fondi che ha un grosso allenatore, ma ha anche grossi nomi nella, nella, nella rosa. Il fondi, sotto certi punti di vista, per me è una, è una sorpresa, perché quando vieni da un campionato come quello dello scorso anno, no? dove diciamo, già c'era stata una, una retrocessione già molto prima che finisse il campionato, certo. quest'anno è ripartito alla grande, ha vinto tre partite, nove punti. Eh, domenica hanno vinto, mi sembra, fuori casa 3-0. Sì, hanno vinto con la Maccarese. Hanno vinto 3-0 fuori casa. Quindi eh, il Fondi è anche eh, una, buona, una buona squadra. Domenica ha segnato tre gol. Buon anno, che io che conosco perché l'anno scorso ha iniziato a Termoli poi ha finito a Caserta. È un ottimo giocatore. Quindi questo è un girone molto equilibrato, torno a ripetere, è difficile stabilire chi sarà la squadra che vincerà perché secondo me ci, saranno, ci sarà un grandissimo equilibrio fino alla fine. Non ci sarà una squadra che scappi praticamente, sono tutte quante lì a un punto, due punti e poi se la giocheranno alla fine. Credo che, credo che non ci sarà una squadra che farà campionato a sé, credo che, anche se poi alla fine arriveranno con le 4-5, come abbiamo detto prima certo, San sì, Cesario, lì poi San Cesario Lupa Roma, Terracina, però alla fine non vinceranno già con cinque giornate d'anticipo. Secondo me eh, Corrado la differenza la farà la squadra che come dicevi prima pure tu, a questi under bravi, perché questi servono, voglio dire, perché ogni squadra si è attrezzata con i tra virgoletti vecchi, praticamente giocatori di una certa importanza, ha fatto un po' l'ossatura della squadra. No? Però vicino a questi giocatori per forza ci devi mettere quattro giocatori che devono giocare dal primo all'ultimo minuto e se non sono bravi, alla fine non, non riuscirai ad ottenere il risultato che vuoi, a vincere il campionato. Sì, eh, sono d'accordissimo con te. Eh, per quanto riguarda i senior si è alzato il livello perché eh, parecchie squadre, insomma, parecchi giocatori sono scesi da, 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 dalla prima divisione e dalla seconda divisione. Sì. Io, nel nostro girone, domenica Lancona per esempio giocherà gioca a Biso che gioca a Frosinone. Frosinone. Eh, C'è Bondi, il brasiliano eh, che ha sì, giocato sì, a Frosinone. Sì, sì, sì. Per dire due nomi così che, che giocano in Serie D. Eh, ma un po' in tutti i gironi è successo questo, un po' per il fatto che hanno bloccato le decisioni dalla prima divisione e eh. quindi sul piano degli senior sicuramente la qualità si è alzata, sul piano degli under chi, ribadisco il concetto detto precedentemente, chi ha la fortuna di aver, di fai, aver fatto a monte un buon lavoro col settore giovanile se li ritrova, chi ha la fortuna e la, la bravura di avere dei rapporti con società professionistiche riesce a prenderli, chi si deve accontentare di prendere il giocatorino che ha giocato in promozione in eccellenza è chiaro che fa certo. più fatica. È normale. Tu hai parlato prima di questo Terracina che ha preso Dino Fava, un grosso giocatore, l'abbiamo detto prima, 36 anni, che è andato lì davanti, sicuramente i suoi gol li farà quest'anno perché è un giocatore che gli ha sempre fatti i gol, anche se ci mette la sua esperienza, voglio dire, se viene rifornito bene Corrado riuscirà a segnare. no? Ma sì, io ribadisco, è un giocatore che quando arriverà sotto rete, davanti alla porta, difficilmente sbaglierà, cioè certo. è un giocatore che sul gioco aereo è fortissimo, però il Terracina ha anche altri giocatori importanti, non so, mi sembra che ci sia pure Mario Raso, sì, 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 sì. Eh, insomma, Vitale, Gennaro Vitale, quelli che, i primi che mi vengono in mente, credo che sia proprio un organico importante, è chiaro che... che un buon allenatore. Che, un allenatore che, che ha vinto, che conosce certo. bene la categoria, vincente lo scorso anno ha vinto il campionato. È chiaro che Dino Fava in questo momento è la ciliegina sulla torta. Bene, andiamo a vedere questo pareggio che ha ottenuto il Terracina domenica 2 a 2 contro il Cinzia. Un Terracina sfortunato, ma incapace di chiudere la partita, si fa imporre il pari sul neutro di Anzio dal Cinzia. 2 a 2, risultato finale al termine di una gara dominata dai Tigrotti, che ad un certo punto erano in vantaggio di un gol e con la superiorità numerica in campo. Per la squadra di Bacci anche Trelegni. I Tigrotti iniziavano la gara subito con uno schema su calcio d'inizio. Lancio di Vitale, spizzata di vano per Nuvoli, intercettata con la mano di un difensore ospite. L'arbitro lasciava proseguire. Salvini, sugli sviluppi del corner, metteva tutti d'accordo con un colpo di testa vincente. Per l'esterno è il secondo gol consecutivo dopo quello di Arzachena. Lo stesso Salvini all'ottavo salvava sulla linea dopo un colpo di testa di Farrugia. Al diciassettesimo iniziava la sagra dei legni biancocelesti. Il primo era di De Carlo, in splendida acrobazia sugli sviluppi di un corner. Due minuti più tardi, rigore accordato al Cinzia per un presunto fallo di Bernisi. Quadrini spiazzava a secchi dagli 11 metri. La dea bendata voltava ancora le spalle biancocelesti al 22 Il colpo di testa di Festa sulla punizione di Vitale veniva respinto dal palo a portiere battuto. Ancora un legno al ventiduesimo. Novesimo. Vitale calciava magistralmente una punizione con Zattim che veniva salvato dalla traversa. Ad inizio riprese i ragazzi di Bacci trovavano il vantaggio. Al settimo Vano, il migliore dei suoi, scappava via in contropiede e veniva atterrato da Alonso in area. Rigore secondo giallo per il terzino ospite. Dal dischetto Nuvoli riporta in vantaggio i Tigrotti. I Terracina provava a gestire il risultato tentando alcune sortite offensive con il neo entrato del Prete. Ci provavano senza fortuna anche Marzullo e Nuvoli. Gli ospiti praticamente alla seconda azione raggiungevano il pari con Bertoldi che approfittava di una leggerezza di Secchi. Il forcing finale, complice anche l'uscita di Vano, era scomposto con il Cinzia che si chiudeva all'interno della propria metà campo. Il Terracina perde così l'occasione per mettersi in scia della capolista San Cesareo. Prato, vedendo le immagini praticamente, eh, tre punti persi o uno guadagnato secondo te? Da quello che abbiamo visto nelle immagini. Eh, essere in vantaggio in superiorità numerica, che a quel punto è chiaro che pensi quantomeno di portarla a casa perché... Eh. Sicuramente è un'occasione mancata, perché ripete, stavano sul 2-1 e sono andati pure in superiorità numerica. Certo. Però il calcio è bello anche per questo, perché nulla è scontato. Perché si mettono, si attivano certe situazioni che poi alla fine ecco, riescono ad avere No, Quando risultati... non no, 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 no la chiudi la partita, il pericolo è sempre dietro l'angolo. C'è sempre la possibilità che l'avversario possa, possa avere alla minima occasione, come è successo da quello che ho visto dalle immagini. Riesce a pareggiare la partita perché poteva chiuderla? Ha avuto le occasioni, è stato certo. anche molto sfortunato Cina perché ha colpito tre legni però le partite il calcio è questo è una partita che non sarà né la prima né l'ultima che succederanno queste cose se non la chiudi la partita rischi sempre che l'avversario te la possa recuperare poi sicuramente ti punisce certo andiamo a vedere corato insieme il prossimo turno di questo Girone G domenica prossima le squadre che si affronteranno e vediamo questo a Arzachena San Cesare che secondo me è la partita più importante dell'intero dell Girone poi abbiamo Astrea Isola Liri Cinzia Anzio Lavigno Fondi Olbia Maccarese Giada, Lupa, Roma, Palestrina Budoni, Porto Torres Terracina, Selargius Nuova Santa Maria delle Mole e per finire Sora Latte Dolce. Ci sarà quest'altro quest incontro Maccarese eh, Lupa Roma, eh, molto probabilmente, diciamo quasi sicuramente sulla panchina, come abbiamo detto all'inizio, siederà Fabrizio Perrotti sulla panchina della Giada Maccarese e questo è un altro scontro importante. Poi Arzachena San Cesario, ma anche vedo l'Olbia che, che va a fondi voglio dire questa è una partita molto tosta e già qui si vede già qualcosa si può delineare già una classifica dal risultato di questa partita Beh, sicuramente è una partita molto equilibrata perché sono due squadre che mi sembra che siano a pari punteggio è una partita importante insomma due squadre che, che vanno per la maggiore poi dopo c'è Arzacena San Cesare come hai detto tu in Cesario però fuori casa è micidiale lo era l'anno scorso e mi sembra che lo sia anche quest'anno quest sì, gli sì, spazi sì. è tremendo cioè, hanno delle ripartenze che fanno veramente male poi mi sembra che l'Isola Liri abbia una partita difficile perché la Strea è una squadra molto to tosta da affrontare soprattutto in casa e dov dovranno, fare una, dovranno riscattarsi per, per, fare, per fare il risultato perché è un campo sempre ostico e il Sora credo che possa domenica mh, quantomeno cercare di, di, di ribaltare anche loro il risultato che è negativo di domenica scorsa Il Porto Torres eh, ospiterà il Terracina è stato sfortunatissimo sabato sì. nel derby contro l'Olbia ad Olbia praticamente è stato espulso il portiere poi è rimasto in 9. comunque ha giocato un'ottima partita riesce a giocare bene però purtroppo quando capitano quelle situazioni Corrado è difficile magari saltano gli schemi, salta tutto no? Beh certo, loro hanno chiuso ho visto pure la partita su Rai e sono andati in inferiorità numerica, sono andati in vantaggio, sì, eh, sì, hanno sì. finito il primo tempo in vantaggio, poi è chiaro che la squadra avversaria, anche dall'alto un po' più dello spessore tecnico, è riuscita poi a, a ribaltare il risultato, però eh, sono sempre squadre difficili da affrontare. Certo, parliamo di un'altra notizia che naturalmente è sempre inerente con il calcio. Lunedì 30 settembre alle ore 10 presso la sala del Palazzo della Cultura di Bologna ci sarà un incontro tra arbitri e società a confronto. Eh, L'importante incontro tra allenatori responsabili della prima squadra, capitani, e ci saranno i due disegnatori della canna, Ci sarà Carlo Pacifici e Danilo Giannocoro, appunto per creare questa amalgama tra giocatori, allenatori, responsabili. Insomma, è un incontro abbastanza importante, Corrado, no? Sì, sì, lo facciamo ogni anno qua, eh, si, si rinnova ogni anno in questo incontro tra allenatori e capitani con, con, con gli arbitri. Cerchiamo sempre, quando in questa occasione, di, di creare dei presupposti per la massima collaborazione. A volte queste cose eh, riescono bene, poi altre volte eh, nelle partite c'è sempre qualcuno che recrimina a destra e a sinistra. Però è una, un appuntamento che facciamo ogni anno con con gli arbitri che ci incontriamo sia gli allenatori che i capitani di ogni squadra di tutti i gironi. Certo, restiamo sempre in tema. Prima di chiudere non c'entra niente con la serie D, ma una domanda che ti voglio fare. Queste tre giornate che ha preso Palotelli e la società non ha fatto ricorso. Non ha fatto ricorso secondo me perché con la consapevolezza che l'avrebbe persa, perché ci stanno tutte le tre giornate. Perché una l'ha presa per somma di ammunizione e due per le offese all'arbitro. E poi forse probabilmente anche per dare un segnale forte a questo ragazzo che, che, che è un fenomeno, però ha degli atteggiamenti che, che non riesce a cambiare e che secondo me eh, lo, lo limitano sul, proprio sul piano dell'immagine, perché tutto quello di buono che riesce a fare quando, quando gioca a calcio, quando ha la palla nei piedi, a volte purtroppo con degli atteggiamenti sbagliati non riesce a crearsi quel, 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 quell'esempio. Per bene come può essere stato per dire del Piero. Sicuramente Corrado. Allora in bocca al lupo per la tua Olimpia agnonese. È sicuramente una squadra come dicevamo all'inizio: una squadra importante, una squadra che ti darà grosse soddisfazioni. Anche perché Agnone è un bellissimo paesino, voglio dire, è molto, molto caratteristico. Ti trovi bene nel secondo anno che sei è il terzo lì, è terzo, campionato. Anno. Terzo, terzo campionato, questo, questo che è terzo fai campionato. lì, sicuramente ti trovi abbastanza bene. E, e chissà, domenica. Che cosa può succedere? Ma speriamo, per noi è la diciamo, partita importantissima, perché comunque noi siamo la bestia nera dell'Ancona, perché l'anno scorso abbiamo vinto 2-1 in casa e poi siamo andati a vincere il 4-3 fuori casa. Quindi le partite hanno tutta un'altra storia. E come dice il proverbio, non c'è due senza tre. Magari, speriamo, speriamo che sia così. Anche speriamo... perché così puoi raggiungere anche la vetta della classifica, no? No, sarebbe... Eh, sarebbe impensabile per noi poter pensare di poter competere con queste realtà noi sappiamo quale dovrà essere il nostro campionato noi ce la dovremo giocare con, con le squadre a pari livello nostro l'obiettivo nostro è cercare di arrivare ai 42-43 punti possibilmente evitando a questi punti, con questi punti si evitano, si evitano i play-out. Play certo. Grazie a Corrado Urbano, io vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre intorno alle 22.15 su Teleuniverso per un'altra puntata di Bordocampo Serie D. Buonanotte. Buonanotte.